Cari amici e soci, benvenuti ai nostri incontri mensili dedicati ai dialoghi del Circolo, organizzati dal Circolo e dalla Società Svizzera in modalità virtuale. Questo mese tratteremo, come ben sapete, l'argomento AVS-AHV, il pilastro e centrale della previdenza di vecchiaia e superstiti in Svizzera. L'AVS garantisce un minimo esistenziale ed è obbligatorio per i residenti in Svizzera. L'AVS si basa sul principio che non vengono erogate prestazioni senza richiesta. La rendita di vecchiaia AVS non viene versata automaticamente. È necessario registrarsi da 3 a 6 mesi prima del 64esimo anno per le donne e dal 65esimo compleanno per gli uomini. Ciò è necessario perché le casse di compensazioni non dispongono di tutte le informazioni necessarie. È quindi essenziale inoltrare la richiesta alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei tributi. Abbiamo con noi Roberto Engeler, che ringraziamo di aver accettato l'invito ed essersi gentilmente messo a disposizione per parlarci di AVS-AHV. Roberto sicuramente non ha bisogno di presentazioni per la sua grande notorietà. Presidente onorario dell'Associazione Gazzetta Svizzera, di cui cura da anni la rubrica AVS Assicurazioni Sociali. Presidente onorario dell'Associazione Collegamento Svizzero, già presidente della Scuola Svizzera di Milano. Inoltre ha ricoperto diversi incarichi anche a livello internazionale, dove tra l'altro ha rappresentato la comunità svizzera italiana a Berna presso l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero, ossia l'ASO, ho detto anche OSE. Dopo una introduzione generale di Roberto, ci sarà Giacomo e Corradini, presidente del Circolo Svizzero di Napoli, componente dei componenti delle associazioni Gazzetta Svizzera e Collegamento Svizzero. Proporrà un question time, ossia un elenco di domande che ci potremmo porre durante la compilazione del modulo di richiesta di una rendita e di vecchiaia. Ascoltiamo ora insieme Roberto Engeler. Prego, Roberto. Buonasera a tutti. Per chi non mi conosce ancora, ho lavorato per quasi 50 anni a Milano, lavoro ancora un po' a Milano contro pagamento e tanto in volontariato. Ecco, basta così per ora. Prego presentarsi Giacomo. Allora, io ho conosciuto Roberto e sono stato, perché sono membro del Comitato del Collegamento degli Svizzeri all'estero in Italia, e sono uno svizzero come tutti voi che è nato in Italia e che c'è un sacco di domande da fare nel momento in cui ha avuto delle contribuzioni fatte da papà all'inizio e poi anche da me nella cassa della AVS. E quindi mi sono posto in questa interlocuzione come un povero incompetente che chiede a lumi su cosa deve fare, perché poi prima o poi ci toccherà fare. Le mie domande saranno puntuali sul testo e spero di portare un po' di chiarezza per tutti. Robert. Perfetto. Allora, iniziare a fare un po' una presentazione dell'AVS. Esatto, sì. Ecco, AVS sta per Assicurazione Vecchiaia e Superstiti. E nello stesso tempo, quando si contribuisce all'AVS, si contribuisce anche all'assicurazione invalidità svizzera, AI. È la prima dei tre pilastri dell'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità. Come ha detto già Fabio, dovrebbe assicurare la mera sopravvivenza. Oggigiorno non lo fa quasi mai, perché è troppo modesta. Per i residenti in Svizzera ci sono pertanto due tipi di integrazioni sulle quali oggi non rientro.
Il secondo pilastro è la previdenza professionale obbligatoria per chi percepisce da un datore di lavoro oltre 21.500 franchi all'anno, questo nell'anno 2021. Il secondo pilastro deve garantire, assieme all'AVS, presa poco il mantenimento del tenore di vita. Anche questo tema non viene trattato questa sera, perché già con l'AVS arriveremo alle ore piccole, temo. Il terzo pilastro è un modulo di risparmio a tassazione favorevole per chi risiede in Svizzera e non interessa chi risiede all'estero. L'AVS AI è personale. Solo chi ha pagato contributi ha diritto a una rendita. Per chi è residente in Svizzera, il pagamento di contributi è obbligatorio per tutti, che siano dipendenti, essere assicurato tramite il datore di lavoro, che siano autonomi o che non abbiano reddito, cioè che siano per esempio casalinghe. Ogni persona paga il suo contributo. È solo per quando si è pagato contributi si ha poi diritto a una rendita. Questo a differenza dell'Italia, dove solo chi è dipendente o chi fa parte di una professione con un sistema di previdenza avrà una pensione, chi non fa un lavoro di reddito diretto non avrà pensione. Esiste solo la pensione di vecchiaia, quindi non esiste il sistema di pensione di anzianità, e viene concessa unicamente su domanda scritta, che va posto tramite INPS per chi ha anche diritto a una pensione italiana, direttamente a Ginevra chi non ha diritto a quella italiana. Ci sono dei casi particolari dove non conviene chiedere la pensione, cioè cadere della pensione AVS, che qui non tratto a lungo. Quando qualcuno arriva da pensionato in Italia e avrebbe solo una piccola pensione AVS, rimane obbligato a assicurarsi molto caramente contro la malattia in Svizzera, che costerebbe in alcuni casi molto più dell'AVS. Quindi queste persone non chiedono la pensione AVS, ma sono dei casi rarissimi. Le età di pensione sono attualmente 65 anni per gli uomini, 64 per le donne. C'è in corso la revisione per portare l'età delle donne a quella degli uomini ed eventualmente di aumentare l'età pensionabile per tutti. Ma questo tipo di revisione è in discussione da 15 anni e regolarmente fallisce alle urne nelle votazioni popolari. Quindi non dobbiamo preoccuparci per il momento, perché chi va in pensione nei prossimi 3 o 4 anni non deve preoccuparsi dell'aumento dell'età di pensione. Si può anticipare la pensione di 2 anni o di 1 anno con una decurtazione perenne del 13,6% per 2 anni o 6,8% per 1 anno. La richiesta dell'anticipo della pensione deve arrivare a Ginevra al più tardi il giorno prima del mese, giorno del mese del compimento dell'anno relativo. Io lo sconsiglio a
tutte, io sconsiglio a tutte le persone che non sono di cattiva salute di farsi anticipare la pensione, oppure in casi proprio disastrati, quando uno ha bisogno assolutamente di avere i soldi un anno o due prima. Questo perché già a 70, 72 anni si perde con anticipo. E quindi è man mano che vanno avanti gli anni aumentano sempre più le spese per medici o altro e diminuiscono le possibilità di guadagnarsi ancora qualcosa. Allora, solo chi è ammalato e dice io i 70 anni non li vedrò sicuramente, o chi proprio deve avere a tutti i costi questi pochi soldi, deve pensare a farsi anticipare la pensione. Per chi invece non ha bisogno a 64-65 anni veramente la pensione AVS, l'inizio può essere differito da 1 a 5 anni. Chi rimanda l'inizio della pensione di un anno prende perennemente 5,2% in più. Chi lo rinvia per il massimo di 5 anni è il 31%. E questo è un bel conteggio. Quindi chi non ha bisogno all'età di pensione di avere già questi soldi dell'AVS e chi si gode di buona salute, è molto consigliabile di rinviare, di chiedere il rinvio. Chi ha chiesto il rinvio deve rispettare il minimo di un anno. Dopo un anno può mandare la revoca ogni mese fino al massimo di 5 anni, dove scatterà automaticamente la pensione, il pagamento della pensione. C'è l'opuscolo 304 che lo spiega dettagliatamente. L'AVS è un'assicurazione con forte impatto sociale, con un minimo relativamente alto rispetto ai contributi, attualmente di 1.195 franchi per 12 mesi, il massimo relativamente basso, 2.390.000 franchi per redditi medi di circa 86.000. Tutti quelli che guadagnano o guadagnavano più di 86.000 franchi, e oggi è una buona parte della popolazione svizzera, paga di più come contributo, però prende solo 2.390 franchi. C'è una grande ridistribuzione dei redditi alti verso i redditi bassi. Ed è volutamente così perché, come hanno detto i sessantottini, tutti gli stomaci sono uguali. Sono quindi molto più importanti gli anni di contribuzione che non l'importo dei contributi. Perfetto, questa è l'introduzione generico sulla AVS. Adesso Giacomo Robert, allora, mi sentite bene, spero. Dunque, volevo sottolineare che in Svizzera è obbligatorio per tutti costruirsi una pensione, non in Italia. E però, ovviamente, qualcuno di noi l'ha fatto dall'estero, quindi ha fatto dei contributi volontari e ha avuto delle regole diverse, per cui alcuni di noi hanno versato contributi per periodi molto più brevi dei 44 anni che sono stati fatti da coloro che hanno lavorato in Svizzera. E come ha funzionato in realtà la storia dei contributi volontari all'estero? Ma in linea di principio ha funzionato nel modo uguale, cioè i contributi si basavano sul reddito ottenuto in Italia, sul quale si pagava però sia la parte che normalmente paga
datore di lavoro sia la parte del dipendente, cioè un contributo in percentuale più alto, ma sempre rispetto a quello dell'INPS, no, molto basso, 9% del reddito, mentre l'INPS è sull'INPS, l'INPS è il 32% sul reddito, anche se tutti non lo sanno, perché è il datore di lavoro che paga la parte maggiore e dipendente la parte minore. Per cui le pensioni INPS sono molto più alte. Purtroppo, e questo è stato una delle grandi battaglie che ho condotto e perse, non ne ho perse, ne ho perse due, questa è stata la più grave. Il 30 giugno 2001, dal 30 giugno 2001 non era più possibile iscriversi all'assicurazione volontaria, e chi era già iscritto in quella data poteva continuare ancora per 5 anni fino al 31 giugno 2006. Chi aveva raggiunto i 50 anni poteva continuare fino all'età di pensione. Quindi al massimo nel 2016 l'ultimo ha potuto pagare la commissione. Perché è stata abolita e perché abbiamo perso la battaglia? È stato abolito con l'entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e la Comunità Europea, che richiedeva che ogni assicurazione sociale di ogni paese poteva essere aperta a tutte le altre assicurazioni sociali europee. Quindi l'allora consigliera federale Dreyfus riteneva che i greci, gli spagnoli, i portoghesi, cioè i paesi poveri, avrebbero avuto tutto l'interesse di entrare nell'assicurazione. Tutti i cittadini greci, portoghesi, spagnoli avrebbero potuto avere tutto l'interesse di entrare nella AVS con contributi bassissimi e avere delle pensioni relative alte. Quindi hanno detto aboliamola, così il problema è tagliato. È uno dei svantaggi degli accordi bilaterali. Un altro è la complicazione con le casse malattia. In cambio abbiamo perso di fare le code alle questure e di fare le domande di permesso di lavoro, eccetera. Quindi, come sempre, ogni cosa ha il suo pro e contro. Ma Robert, c'è un minimo di anni di contribuzione che uno deve avere fatto per avere diritto all'AVS? Un anno soltanto. Un anno? Sì, un anno soltanto dà già diritto a una pensione. Poi sarà una pensione di forse 15 franchi mensili o 20. E per importi piccoli normalmente vengono poi pagati una volta l'anno. Però basta un anno. Basta un anno. Quindi nel momento in cui io devo aderire alla pensione, o mi rivolgo all'INPS se ho un lavoro, o se ho una mia pensione INPS, oppure faccio richiesta direttamente a Ginevra. Sì. Comunque devo compilare il modulo che che trovo sul sito dell'AVS, esatto? Comunque lo devo compilare. Cioè si può fare in due modi. Il primo è scaricare il modulo dal sito AVS, vi darò tutti i contatti alla fine, oppure compilare quello e poi indirizzarsi all'INPS, o meglio a un CAF che ne è capace,
per compilare gli ulteriori moduli, perché l'INPS al modulo per la Svizzera aggiungerà due dei suoi moduli che vanno compilati anche loro, e solo allora l'INPS accetterà la domanda, la esaminerà e la manderà a Ginevra. Quindi quando... Perfetto. Modulo di richiesta di pensione. Sì. Quindi scaricate il modulo sotto www.aich, sotto opuscoli, moduli e prestazioni AVS, cercate il 318-370, che finora è sempre stato il primo modulo, spero che continueranno, oppure se non avete accesso all'internet, che non è il caso di quelli che partecipano oggi, possono chiederlo alla Cassa Svizzera di Compensazione, che lo spediscono. Oppure si va sin dall'inizio all'INPS e dal CAF, che forniscono tutto, compreso il modulo svizzero. Questa è l'altra alternativa. Ok. Sì, il PDF si trova. Allora, se non mi registro, non ho pensione. Vi lascio leggere. Va bene, quindi se io non mi registro non ho pensione, Robert, giusto? Se non faccio niente, se non faccio niente. Esatto. Io ho preso il modulo e me lo sono guardato, e il modulo sostanzialmente richiede all'inizio tutta una serie di notizie anagrafiche, nome, cognome, eccetera. Ma richiede un'altra cosa, richiede il numero della posizione AVS mia. Sì, certo. Allora, il caso mio è semplice. Papà mi ha pagato probabilmente quando ero studente l'AVS, e io non ho idea di dove abbia messo le carte. Come faccio a trovare il mio modulo AVS adesso, il mio numero AVS? Tu scrivi meglio un'email o anche una lettera a Ginevra, dai tutti i tuoi dati, cioè nome, cognome, indirizzo, data di nascita, e dici e racconti la tua storia, dici che papà ha pagato e di voler indicarti il tuo numero di AVS. E Ginevra farà la ricerca e ti darà questa informazione. È utile che mi faccio pure un estratto contributivo? Consiglio, fin quando si pagano contributi, consiglio a ognuno ogni 5 anni, 6 anni, chiedere un estratto conto e controllare che i contributi siano stati versati tutti e in modo corretto, attribuito ciascun mese a ciascun mese. Perché questo è particolarmente importante per chi lavora in Svizzera, perché ci sono dei datori di lavoro, non molti, ma ci sono, che non pagano i contributi, non versano. Ci sono dei datori di lavoro che pagano i contributi trimestrali e mettono tutti su marzo, invece che mettere gennaio, febbraio, marzo. E allora dopo vi trovate dei mesi in meno di contribuzione, e quindi sarà ridotta la pensione. Quindi conviene, per chi non l'ha mai fatto, e saranno molti tra di voi, chiedetelo adesso, una volta per tutte. Siccome non contribuite più, non ha più senso che chiederlo ulteriormente, perché non cambia più fino alla pensione. Però chiedetelo adesso e controllate. Se trovate degli errori, fateli correggere. Scorrendo sempre il modulo di richiesta,
ci sono un sacco di domande che per me, come italiano, sono strane, cioè mi chiedono tutte le unioni matrimoniali o le unioni domestiche registrate che ho avuto nella mia vita, quando sono durate e quando sono iniziate e quando sono finite. E ipotizzando che debba chiedere la pensione da svizzero con una moglie straniera, io credo che queste non abbiano molta rilevanza, ma probabilmente per chi ha avuto matrimoni tra svizzeri queste cose sono importanti, ma c'è un motivo. Non solo tra svizzeri, tra tutte le matrimoni con persone che hanno anche loro diritto a una pensione AVS. Okay. Che possono benissimo essere dei cittadini italiani che hanno lavorato tanti anni in Svizzera. Questa domanda viene fatta perché esiste nell'AVS la penale per il matrimonio. Cioè, marito e moglie che hanno ambedue diritto a una pensione AVS, fin quando uno lo prende soltanto lui, prende queste cifre che ho detto prima come massimo. Quando invece avrà diritto alla pensione anche il secondo coniuge, allora tutti e due assieme possono solo avere il 150% della pensione, non due pensioni uguali. Questa è la penale per il matrimonio, per quello che qualcuno che vuole o ha bisogno dell'ultimo franco divorzio al momento di andare in pensione e quindi prenderà ciascuno la quota per persona indipendente. Per questo chiedono con molta attenzione quando è chiusa la relazione coniugale o l'unione domestica. Esatto, perché fin quando dura la relazione, al momento di andare in pensione, i contributi di tutti e due durante il matrimonio vengono sommati e divisi per due. Questo per una giustizia tra chi ha lavorato e e chi a casa ha curato la casa. Normalmente la giustizia è dell'uomo verso la casalinga. Ma proprio per chi sta a casa e che ha curato la casa, vedo che c'è attenzione sui figli, perché ci sono dei contributi figurativi dati a chi ha provveduto all'educazione dei figli, a chi ha partecipato maggiormente, che vengono versati a secondo dell'età, fino a 16 anni mi pare dell'ultimo figlio. Ma questi contributi figurativi che incidenza hanno? Cioè, come funzionano? Perché valgono anche se io non pago in quel periodo la mia AVS, perché l'ho finita di pagare nel 2006, non l'ho potuta pagare più, ma mio figlio ha fatto gli anni, i 18 anni nel 2021, per esempio. Ok, vado un momento avanti, magari rispondo a un punto che tu non hai toccato. Sono io. No, eccoci qua. Perfetto. L'AVS AI conosce due contributi figurativi. L'assistenza a grandi invalidi, che è solo riconosciuto se prestata in Svizzera. Da diretto un aumento della rendita mensile secondo il grado di invalidità. Questo succederà raramente alle persone qui presenti, ma qualcuno può essere stato in Svizzera e aver assistito il padre o la madre o uno zio gravemente grande invalido. Questo è da un aumento a un importo tra 300 e 900 franchi mensili a secondo della rendita mensile, no, a secondo del grado di invalidità, scusi. Il grado di invalidità. Naturalmente anche i 300-900 franchi sono sempre rapportati a 43 o 44 anni di contribuzione.
se la seconda cosa che invece sarà frequente per chi ci ascolta è l'assistenza educativa a figli minori di 16 anni. Aumenta il contributo annuo di 43.000 franchi. Quindi è per noi che normalmente abbiamo redditi Inferiore. uguali o più bassi, può essere un raddoppio o più di un raddoppio dello stipendio che abbiamo dichiarato. Quindi è molto importante. Però viene riconosciuto dalla nascita del primo figlio fino al raggiungimento del 16 compleanno dell'ultimo figlio, cioè non per ogni figlio, per l'assistenza a uno a 10 figli, dal primo all'ultimo. Quindi chi fa i calcoli bene fa un bell'intervallo tra i due figli. Allora, però è riconosciuto, e questa è la tua domanda, soltanto per i periodi per i quali si contribuiva all'AVS. Nel tuo caso, probabilmente fino al 30 giugno 2006. Perfetto. Quindi fino al 30 giugno 2006 questi contributi figurativi una volta, uno all'anno per ogni figlio che ho educato nel periodo. Ma ovviamente loro mi chiedono una serie di documenti che devo produrre per poter dimostrare che c'è stata questa educazione. È solo che a 16 anni la scuola non dà nulla, dà solo l'atto della pagella. No, non devi dire niente, devi solo mettere la data nascita del figlio e sarà l'AVS che si accetterà del fatto che questi figli siano nati e siano siano tuttora viventi. Quindi tu devi solo indicare la data di nascita del figlio Sì. e eventuale data di morte, se disgraziatamente c'è, altro no. Solo in casi rarissimi l'AVS ha chiesto all'assicurato una qualche prova, un atto di nascita o altro. Però normalmente chiedono al consolato, il consolato conferma e la questione è chiusa. Quindi nessun documento per questo. Quindi sono contributi figurativi educativi non scolastici, cioè non perché sono No, andati a scuola. no, educativi e basta. Basta avere i figli, Benissimo. basta contribuire all'AVS e si ha diritto. Sempre i figli hanno anche poi diritto, come i figli, come in Italia, a una pensione reversibile, cioè se succede qualcosa i genitori hanno una tutela dall'AVS? Guarda, anche se sembra spaccare il cappello in due, dimenticate. Nell'AVS il pensiero della reversibilità. Sì. Cioè, i figli hanno diritto cioè i genitori hanno diritto a una pensione, un'aggiunta all'AVS che per anni contributivi pieni è qualcosa intorno a 750 franchi all'anno, no, al Al mese, quindi mese. è molto importante, Vabbè, io l'ho lasciato accesa. fino al 18° anno di età. Se poi i figli continuano a studiare, i genitori hanno diritto ad avere questo aumento della pensione fino al 25° età se studiano, continuano a studiare. All'università. Questo, per quest avere questo tipo
di integrazione alla pensione, la questo chiede una conferma dell'università, dell'iscrizione all'università, che normalmente va fatto a semestre, quindi ogni sei mesi bisogna mandare copia dell'iscrizione, ma solo per l'aumento della pensione del genitore per il figlio che non ha ancora 25 anni e che continua a studiare. Però per avere diritto sia alla all'aumento per i figli fino a 18 anni fino a quello a 25 bisogna fare i figli abbastanza a tarda età, perché vuol dire che tu come padre hai 65 anni, okay, e il figlio non ha ancora 18. Sì, per chi ha avuto figli tarda età. Quindi è un'integrazione alla pensione del genitore che rimane solo perché muore l'altro, sì, per continuare a educare i figli. Questo è il senso della reversibilità. Tra è ben diverso da quella italiana. Però poi c'è il, no, visto prima che avevi anche una che parlavi un attimo anche delle vedove. Eccole qua. Le vedove sposate, il cui scusami Robert, scusami. Sì? Volevo solo chiarire un punto. Quando ci sono due pensioni in una famiglia, moglie e marito, la reversibile non esiste. Si fa un cumulo delle due pensioni, si divide a metà. E si dà la pensione a tutti e due per quello che è, cioè come si... No, precisamente si fa il cumulo dei contributi, sì, per gli anni di matrimonio. Poi forse in molti casi, in alcuni casi, c'era un reddito prima del matrimonio che era diverso da moglie a marito, e in caso di divorzio o di morte precoce ci poteva anche essere un contributo diverso da moglie e marito. Quindi per il periodo del matrimonio i contributi vengono divisi a metà e sulla base di questo si calcola una rendita per il marito e una per la moglie, che normalmente sono un po' diverse per i redditi conseguiti prima e dopo l'eventuale matrimonio. Quindi e durante gli anni di matrimonio si ha questa operazione. Poi durante invece il periodo in cui uno non è sposato ha la sua rendita. Esatto. Se faccio più matrimoni faccio un... Il calcolo diventa un po' più complesso perché poi i tuoi contributi vengono suddivisi con due, okay, o tre o nel caso di alcuni con otto mogli diversi. Ok. Vediamo le vedove che sono assicurate, non le vedove che non sono assicurate. Ok. Hanno diritto a una rendita per vedova se hanno uno o più figli, se hanno almeno 45 anni, sono state sposate per almeno 5 anni. Non dovete saperlo a memoria, dovete solo sapere che ci sono condizioni. E poi va confrontato cosa è più alto, la pensione che ha della moglie oppure la pensione da vedova, e viene pagata la più alta delle due. Quindi non è automaticamente quando una persona diventa vedova aumenta anche la sua pensione. Si fa il confronto tra le due pensioni e si pagherà più alte. Poi le donne divorziate, ci sono ancora altre condizioni che qui sono elencate ma su quali non vorrei allungarmi. Ok. Ok, allora, anche gli orfani hanno diritto a una rendita
cioè se ha la morte del padre o della madre assicurata, l'AVS versa ai figli una rendita per orfani fino a 18 anni di età o fino al termine della formazione, più tardi comunque al compimento dei 25 anni. Anche qui fino al 18° anno bisogna provare solo la morte del genitore, e dopo bisogna provare effettivamente di continuare la formazione. Ok, la prossima. Allora, io ho visto che chiedono con insistenza successivamente il domicilio dell'attività lucrativa. Allora, in pratica nel modello di richiesta della VS, dopo aver parlato di chi sei, dopo aver detto con chi ti sei sposato, dopo aver detto con chi ti sei divorziato, con chi ti sei unito, dopo aver detto con quanti figli hai avuto, con chi li hai avuti, quanti anni quindi hanno fatto l'educazione con te o con un'altra moglie o con la stessa moglie che hai, poi ti chiedono dopo il domicilio dell'attività lucrativa, cioè vogliono sapere dove sei stato domiciliato all'estero, tua moglie se lavorava all'estero o non lavorava all'estero, fanno un sacco di domande sull'attività lucrativa. Ma uno che è sempre stato all'estero, che deve dire? Sono stato a Napoli, sono stato all'estero, devi indicare cosa? Ma io semplicemente scriverei che perché è importante per loro sapere? No, è importante per loro sapere non dove tu hai lavorato a Napoli, piuttosto che a Roma. È interessante per loro per controllare che tutti i datori di lavoro svizzeri abbiano versato i contributi. Cioè una verifica della correttezza dei contributi, cioè della completezza dei contributi versati. Quindi io ci metterei semplicemente che non ho mai lavorato in Svizzera. Se poi vogliono sapere qualcosa di più lo chiederanno. Questo perché interessa solo i datori di lavoro in Svizzera i datori di lavoro svizzeri, cioè nel caso degli insegnanti della scuola svizzera di Roma, di Milano, Bergamo o Catania, hanno anche un datore di lavoro svizzero normalmente. Perché ci sono poi alcuni cittadini stranieri che hanno lavorato, ci sono italiani che hanno lavorato in Svizzera quando erano ancora italiani, poi magari sono tornati in Italia, poi sono rientrati in Svizzera, sono naturalizzati in Svizzera, insomma ci sta di tutto, si può fare, ci sono tutte le possibilità. Però in particolare per alcuni chiedono se hanno lavorato in Svizzera e se hanno studiato in Svizzera all'università. Allora mi faccio una domanda, ma chi ha fatto l'università in Svizzera può, come in Italia, pensare di riscattare questi anni di laurea, oppure è una cosa che interessa, non è possibile fare con la VS? Cioè, ritorno all'inizio, solo chi contribuisce ha diritto alla rendita, cioè non esiste il riscatto per questo, per il militare il riscatto per questo. Però l'università è obbligata a pagare il contributo minimo per i suoi studenti al di sopra di 20 anni. E non solo l'università, anche se uno fa la maturità piuttosto tardi in Svizzera, il collegio presso il quale fa il liceo deve assicurare i suoi allievi al di sopra dal raggiungimento del 20° compleanno. Quindi bisogna indicare l'università, perché questa università doveva pagare i tuoi contributi. È come un datore di lavoro quasi. Quindi è il modulo vuole far controllare. Esatto, controllerà se ci sono questi contributi, e se non ci sono dovrebbe indagare presso l'università. Se poi lo fanno o meno, non lo so, per quello è meglio controllare l'estratto conto e verificare che gli anni di studio passati in Svizzera al di sopra dei 20 anni
siano stati versati i contributi dalla scuola. E se no, conviene reclamare presso la scuola. Ho capito. Quindi, veniamo a noi. A un certo punto io devo decidere pure se la voglio prendere questa rendita. Posso scegliere se prenderla in Italia o prenderla in Svizzera? Sì. Che convenienza ho? Guarda, dal 1991, cioè esattamente da 30 anni, prima Ugo Guidi, poi Marcus Fichet e per tutto il periodo dei 30 anni il sottoscritto Engler hanno sempre detto fatevi accreditare l'AVS sul conto in Italia. Questo prima perché automaticamente quando i soldi arrivano in Italia la Banca Popolare di Sondrio, che centralizza tutti i pagamenti AVS, detrae il 5% di cedolare secca, e con questo tutti gli obblighi verso il fisco italiano sono fatti. Non devo più dichiarare l'AVS nel mio modello unico, nel mio IRPEF. Non devo più dichiararlo. Se lo faccio accreditare in Svizzera, devo prima di tutto includere una dichiarazione di reddito. E poi è una storia infinita. Se posso metterlo sotto il titolo tassazione a aliquota separata e tassarlo al 5%, al momento di aver fatto la, come si chiama, quella dichiarazione di aver avuto dei soldi all'estero senza dichiararli, il condono, a un certo momento il fisco ha cambiato politica, che valeva da sempre. AVS accreditata in Svizzera viene tassato allo stesso percentuale degli altri redditi. Ultimamente, con uno dei condoni, il fisco ha cambiato politica e ha detto si può dichiarare il 5%. Ed è una lunga discussione se questo 5% veramente sia accettato sempre. Se si vuole avere tutti i dettagli, leggete l'articolo di Marcus Fichet nella Gazzetta del dicembre scorso. Questo è il primo problema, quindi dovete fare una dichiarazione. Secondo, avete un conto in Svizzera e questo può incuriosare il fisco italiano, ma andiamo a vedere cos'è su questo conto. Tanto dal 2018 in poi le banche svizzere devono mandare i saldi dei vostri conti di Svizzera al fisco italiano. Per ora probabilmente il fisco italiano andrà a cercare i pesci grossi, non quelli più grossi, quelli li lasceranno tranquilli, ma i pesci grossi, però man mano arriveranno anche ai pesciolini. Quindi avete anche il problema di dover fare l'RVU, cioè la dichiarazione del capitale in Svizzera. Sì, se sono qualche milione di franchi vale la pena. Se avete 25.000 franchi, mi chiedo che con spese bancarie che vanno da 60 a 800 franchi all'anno, a seconda della banca, vale la pena tenere ancora un conto in banca in Svizzera. Quindi fatelo arrivare in Italia e vi risparmiate un sacco di problemi. Poi poter pagare solo il 5% sul reddito è un vero regalo dello Stato italiano. Approfittatene. Bisogna essere i masochisti per farlo accreditare in Svizzera. Ma lo scrivo ogni anno tre volte
e anche i miei colleghi qui, è lì che te lo scrivo, ma ancora ogni mese mi arriva un'email, io faccio accreditare il conto e non so come sistemarlo adesso. Ok, è chiuso il discorso. Nel momento in cui poi arriva la pensione AVS accreditata in Italia, è un reddito che mi arriva in Italia e io, se sono ha un impatto sicuramente sulle mie pensioni, sulla pensione italiana, sulla mia dichiarazione, su qualche cosa. Posso intanto ancora far vedere sì. Questo? Le rendite di vecchiaia, cioè le rendite per i superstiti seguono il principio delle rendite di vecchiaia. Non entro in dettaglio per non dare. Poi dopo posso mandare la presentazione a chi la vuole. Allora, rispondere alla tua domanda. Diritto a una pensione ottenuta con contributi proprio non viene ridotto. Cioè, chi ha pagato contributi in Italia avrà una pensione corrispondente ai contributi agli anni di contribuzione italiana. Chi ha la stessa cosa con la Svizzera riceve dalla Svizzera e non ha nessuna influenza sulle tue pensioni. Cioè lei ha un diritto acquisito da una parte e un diritto acquisito da un'altra parte e non possono essere toccati. Ho detto con i contributi propri. Invece una pensione italiana non ottenuta grazie ai propri contributi ed è soprattutto la pensione di reversibilità o la cosiddetta sociale, perché sono due per i quali non sono io che ho pagato, saranno ridotti in presenza di altri redditi, cioè saranno ridotti eventualmente se ho la AVS. La pensione sociale sarà ridotta l'importo dell'AVS lì, cioè su quella l'AVS ha un impatto totale, cioè se ho avuto prima, non so quanto sia adesso, ma deve essere sui 900 euro, se prima ho avuto 900 euro e poi prendo 500 franchi, uguale a 450 euro, allora la mia pensione sociale sarà ridotta da 900 a 450. Cioè dell'importo pieno dell'AVS. Invece la pensione di reversibilità sarà ridotta come segue. Per redditi extra, cioè la pensione AVS, più redditi eventualmente sulla locazione di appartamenti o immobili, per redditi extra di 20.107 euro, e 26.000 euro, la decurtazione sarà del 25% della pensione di reversibilità, tra 26 e 33.000 del 40% e oltre 33.000 euro del 50%. Però le pensioni AVS sono così basse che la pensione AVS da sola praticamente mai ha influenza sulla pensione di reversibilità da sola, ma se ho altri redditi allora può avere influenza. Invece c'è un grande vantaggio: gli anni di contribuzione all'AVS che non coincidono con gli anni che ho contribuito all'INPS o un'altra previdenza italiana possono essere fatti valere per raggiungere un minimo di anni per la pensione di anzianità o di vecchiaia italiana. Cioè, se io devo avere 35 anni per la pensione di anzianità e ne ho solo 32, e se prima ho pagato AVS per oltre 3 anni, non contemporaneamente all'INPS, posso far valere questi 3 anni. Guardate, io ho una pensione di anzianità
avevo contribuito in Italia per 28 anni, al raggiungimento dei 28 anni ho fatto domanda per la pensione di anzianità, ho avuto una pensione, e ce l'ho tuttora, pensione di anzianità dopo 28 anni di contribuzione. Certamente era ridotto rispetto a se avessi contribuito per 35 anni. Però questo è molto importante, soprattutto per chi ha passato una certa parte della vita in Svizzera e in Italia. Vale anche per i contributi volontari? Sì, se contemporaneamente tu non hai contribuito all'INPS. Cioè... Perfetto, allora faccio un'osservazione per chi ascolta. Quelli che hanno immaginato di voler fare un riscatto di laurea, ma hanno in realtà versato contributi tra i 18 e i 24, possono tranquillamente usare l'AVS invece di riscattare la laurea e spendere soldi. Esatto, sì. E posso fare il calcolo cosa conviene di più. No, conviene sicuramente molto di più, perché è gratis, devono solo fare la richiesta. Invece gli anni di laurea costano un bel po' di soldi. Questa è un'osservazione, questa è interessante. Sarebbe interessante sapere se il riscatto di laurea brucia gli anni dai 18 ai 24, dai 18 ai 23, dai 22, oppure si può aggiungere ancora. A questo non ti so rispondere, ho il forte dubbio che bruci questo diritto, però non lo so. Sarà il caso di informarsi. Robert, ma c'è possibilità che mi prendo i soldi che ho versato all'AVS o devo per forza avere una rendita? No, devi avere per forza una rendita. Anche di 15 euro al mese, giustamente. Anche di 15 euro al mese. E se hai pagato meno di un anno, quelli sono persi. Sono persi. Quindi, riassumiamo un attimo. Io ho fatto dei versamenti e vado adesso a richiedere col modulo che ho compilato, do tutta una serie di informazioni alla Cassa di Compensazione Svizzera a Ginevra, perché loro possono fare una ricostruzione di tutto quello che è successo nella mia vita e con tutti i partner, con tutte le situazioni, i figli che ho avuto, in modo tale che poi mi fanno una, mi prospettano una rendita. Esatto, mi diranno la tua pensione sarà questa. Esatto, sì. E io come posso controllare quello che hanno fatto? Beh, prima di tutto... Tu hai controllato l'estratto conto a suo tempo, l'hai messo bene da parte, dopo averlo controllato, dopo aver fatto correggere eventuali errori. Quindi ti basta in un primo momento controllare che tutti i periodi, soprattutto il periodo, ma anche gli importi versati, corrispondono al vero. Per i periodi tu puoi saperlo con precisione, per i versamenti dopo 40 anni con una certa approssimazione. Questo è il primo lavoro. Il resto, del resto devi fidarti dei calcoli, cioè quello della rivalutazione dei contributi. Sì, tu puoi chiedere la scaletta e fare le moltipliche, però... Siccome tutto lo fa il computer, difficile che ci sia errore. No, perché gli errori sono soprattutto nei periodi di contribuzione e talvolta nell'importo dei contributi. Perché tu dicevi che è molto importante il periodo di contribuzione più che l'importo, per assurdo. Esatto. Cioè, sì. Quanti anni ho versato? Sì, 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 perché... L'AVS viene pagato su quanti anni hai pagato, su quanti anni completi, quindi quanti anni di 12 mesi sono completi. Chi ha pagato per 20 anni e 11 mesi purtroppo prende una pensione calcolata su 20 anni. Così come quello che ha pagato solo per 20 anni esatti. Quindi c'è qualche donna, ho già consigliato che mancavano 2 o 3 mesi per completare un anno, ho già
consigliata, ma vada in Svizzera l'estate, faccia aiuti nella micro, lavori nella micro per 2 o 3 mesi e lei ha un anno di più. Sono sempre il 2,4% di più di pensione, che sono pochi al momento, ma uno quando è vecchio avere 40 franchi in più al mese, ben vengano. Bene, va bene, il modulo in realtà finisce con le ultime informazioni che richiede con la... sul datore di lavoro e il metodo creativo, poi ti chiede di firmarle e allegare i documenti. Ma diciamo che io non so se qualcuno potrebbe avere qualche domanda più particolare da fare, però visto che sono stati silenziati sarà un po' complicato sapere se qualcuno ha una domanda specifica. No, io vorrei invitare a porre domande. Si alza la mano o si utilizza? Ecco, magari qualcuno ha una domanda più specifica, perché cioè, lasciami prima prendere nota degli indirizzi, dell'indirizzo della Cassa Svizzera, ecco, esatto. Questo è l'indirizzo postale, numero di telefono. C'è personale in tutti i reparti che parla italiano, quindi non è un problema di lingua per noi. C'è l'email e sito internet. E poi il sito AVS. Lasciamo un momento qui ancora. Ma io proporrei a Fabio, se qualcuno vuole porre domande, di far alzare la mano e darli e rispondiamo. Sì, abbiamo ancora del tempo. Sì, certo. Io ne vorrei fare una intanto. È molto semplice. Allora, io ho una vecchia tessera che è questa qui, e non so se... Sì. È il tesserino che quando io ho avuto il domicilio in Svizzera un paio di anni ed ero studente, mio zio mi pagò l'AVS nel cantone di Argovia. Io negli estratti conto che io mi sono fatto fare, io ho solo i contributi volontari e alcuni altri, e non ho quel periodo. Come faccio a recuperarli e a chi lo devo andare a chiedere, essendo questi della cassa non di Ginevra ma di Argovia? Che timbro tu hai su quella carta grigia? Non riesco a leggerla. C'è il numero di AVS? Io ho un numero di AVS che è diverso e dal numero che ho ora. Io infatti all'epoca scrissi a Ginevra con questo numero e mi disse il mio numero è un altro. E infatti io ho un altro numero che utilizzo che inizia con 756, mentre invece questo è un numero che inizia con 891. Sì, guarda, questo è conseguenza della legge sulla privacy svizzera. Il vecchio numero permetteva avere alcuni dati di te, la data di la nascita, per esempio, e quindi il gerente della privacy ha detto questo non è fattibile, e quindi hanno fatto una nuova numerazione, però ti trovano sia sotto la vecchia che sotto la nuova, quindi se non hai quella nuova va bene anche la vecchia. No, ma tu hai dei timbri nei quadretti sotto. Io c'ho un numero, c'ho un 27 scritto. 27 sono Ginevra. È Ginevra? Sì, e non hai un altro numero? E 43, c'ho 100 e 27 e 43, ho questi tre numeri. Allora tu hai versato su tre casse diverse, cioè su tre casse di compensazioni diverse. E può essere. 27 Ginevra la sua memoria, 43 dovrei controllare, 100. Quindi il tuo zio... Diversamente i tuoi zio sono sotto il 43 o sotto il 100. Ho capito. Quindi
Mandami una copia PDF, di... sì, un PDF con questo, e poi tu fai una, e poi ti darò due righe da scrivere a Ginevra, così Ginevra deve mettere a posto il tuo estratto conto con i versamenti sul 43 e sul 100 che mancano ovviamente, esatto, sul tuo estratto conto. Esatto, esatto, esatto. Allora mandami questo PDF e ti dirò cosa scrivere a Ginevra. Grazie. Adesso. Prego. Adesso domanderanno tutti qualcosa. Eh beh, siamo qua per questo. Esatto. Prego. Allora, c'era Valerio prima, ecco, e poi Nicoletta. Boh, prima cosa rapidissima, per Fabio, praticamente le ultime cinque cifre sul certificato lì grigio, le prime due è la data di l'anno di nascita e le ultime tre è il mese, la prima dà il primo trimestre o il secondo, terzo, quarto trimestre e le ultime due è la data, il giorno preciso di nascita. Io termino a 406 per dire il mio e 4 è il quarto trimestre e 06 è il 6 di ottobre sul certificato grigio, eh? Grazie. Certificato grigio. Esatto. È interessante. È per quello che praticamente, giustamente, diciamo così, l'hanno cambiato per la privacy, perché uno praticamente adesso di Fabio l'891 sarà il cognome e poi dopo c'è la data di nascita, l'anno di nascita e poi il mese e poi il giorno ed è facile farlo. E okay, questo per gli uomini e per le donne praticamente 5, 6, 7, 8. Quindi il primo trimestre il 5 per le donne, il secondo trimestre il 6, il terzo trimestre il 7 e il quarto l'8. È la stessa formula. Beh, adesso la mia domanda. No, scusi. No, no, sono uno scherzo. Ecco, la domanda. Dipende dal punto di vista. A me piace molto il codice fiscale italiano. Perché a ogni bella donna posso fare auguri per il compleanno. La mia domanda è questa. Visto che, è ancora adesso così, perché l'ho letto, giustamente è bello vederlo lì, non vengono erogate prestazioni senza richiesta AVS. Dico, ma se uno appena comincia a lavorare, quindi essere soggetto, è registrato, perché non in automatico alla scadenza, diciamo così, quando ha diritto riceve la comunicazione? Io a 2 aprile 2014 ho fatto da semplice cittadino proprio una petizione in quel senso. Perché non agevolare i nostri pensionandi che in automatismo ricevono la comunicazione? Poi dopo decide lui se posticiparla di 5 anni e quindi di beneficiare quel 31%. Però perché essere obbligato, tra virgolette, a farlo? Al massimo potrebbero dire, se è ancora in vita, mettiamolo così, quindi una attestazione di esistenza in vita. Perché i dati dovrebbero essere tutti registrati se, come hai detto giustamente bene, i padroni l'hanno registrata. Però purtroppo ci sono anche qualcheduno che... Oltre a non registrarla, magari fa fallimento e poi sono persi. E no, in caso di fallimenti non sono persi. C'è la compensazione. Esiste un fondo che deve intervenire in questi casi. Poi, per quello che riguarda le società per azioni, le società responsabilità limitata e le cooperative, gli amministratori rispondono in solido dei contributi non pagati, sia in caso di omissione di pagamento, sia in caso di fallimento. Quindi è solo dopo interviene il fondo se anche gli amministratori sono al verde. No, no, è chiaro, questo sì, è solo che... Quindi in caso di fallimento i contributi sono salvi. No, ma se il padrone non ha dichiarato e non l'ha versato e poi sì, dopo fa fallimento, sono persi. Questo, chiaro, se sono registrati... Sì, certo, sì, hai ragione.
Ma sono anche difficilmente recuperabili 30 anni o 40 anni dopo. E per quello che dico, chi contribuisce dovrebbe chiedere ogni 5 anni, perché così nel giro di 5 anni si riesce ancora a comprovare, a trovare in vita le persone, a trovare in vita la società. Faccio riferimento a quello che ha detto Nicoletta. La AWS e l'INPS non parlano, quindi? Sì, sì. Parlano? Sì, 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 fin troppo. Adesso, una volta, fino a pochi anni fa no, ma perché adesso si scambiano tutte le notizie. Allora, Nicoletta però dovrebbe a questo punto avere l'INPS avrebbe dovuto già aver dato ragione a Nicoletta che ci sono degli anni precedenti. Se non li vede, se non li come c'è un documento che si può portare, c'è un servizio, c'è qualcosa? No. L'unico senso che l'INPS deve sapere gli anni di contribuzione in Svizzera è al momento di fare la domanda di pensione. Okay. Allora, su qualche angolo della domanda di pensione INPS, perché non è previsto nessun casellario per scriverlo, a qualche spazio vuoto si scrive: ho contribuito all'AVS Svizzera sotto il numero tal di tale, e se ho anche gli anni va meglio, dal 78 all'85, se non ho più gli anni non importa, basta scrivere ho contribuito all'AVS Svizzera sotto il numero tal di tale e chiedo che gli anni di contribuzione relativi vengano tenuti conto per il minimo di contributi italiani. Per il minimo degli anni di contribuzione italiana. Prima di andare in pensione l'INPS non lo deve sapere. Un attimo, scusami Robert, gli anni minimi per avere una pensione in Italia sono 20 anni. Esatto, sì. Allora è solo per raggiungere questi 20 anni che posso usare la pensione, gli sì. anni di contribuzione della AWS? Sì, esatto. O per raggiungere gli anni di anzianità per la pensione di anziani. Quindi questi sono i due casi. I 42. O per i 20 anni per la vecchiaia o i 35, 36, 38 anni di anzianità. Però sono solo anni vuoti. Quindi prenderò la pensione in relazione ai contributi versati in degli Italia. Altri. Vabbè, come l'anno di militare in Italia. Bene, allora io ringrazierei anch'io Robert per la sua approfondita, esaustiva relazione e anche il discussant Giacomo e Corradini, che ha reso viva la discussione con le sue domande, che sicuramente ci ha chiarito e di diverse incognite. E a questo punto in chiusura vi ricordo che potete rivedere gli incontri a tema che il Circolo Svizzera e la Società Svizzera organizzano una volta al mese, ormai da qualche anno, sul canale YouTube del Circolo Svizzero. Quindi se li volete rivedere oggi, e lo potete andare a rivedere con tutta calma. E comunque vi aspettiamo il prossimo mese, e precisamente il 16 giugno, per un altro interessante evento. E parleremo questa volta di Croce Rossa con Massimo Barra, ideatore e fondatore della comunità e terapeutica Villa e Maraini a Roma, da lui fondata nel 76, e da oggi lui è il più grande conoscitore della Croce Rossa a livello locale, nazionale e internazionale. Massimo Barra, nella sua lunga vita di Croce Rossa, ha ricoperto diversi incarichi nazionali ed internazionali, tra cui presidente nazionale della Croce Rossa Italiana e presidente della Standing Commission del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il nostro ospite ci parlerà di storia della Croce Rossa, origini e visione svizzera di aiuto, le convenzioni di Ginevra e diritto umanitario internazionale e, per finire, le sue esperienze raccolte nell'ultimo libro Croce Rossa, amore mio. Grazie a tutti e grazie a Robert e Giacomo e a tutti quanti per aver partecipato. E buona serata. Buona serata. Grazie a tutti voi e grazie per aver partecipato. Ciao, grazie, ciao a tutti.